mattina Clara non si era svegliata alla stessa ora di sempre. Il sole era alto. Piano, piano, non correre quando leggi. Leggi piano e rispetta la punteggiatura. E siediti bene che poi cado. Forza, su. Finisci di leggere che poi ti do una cosa. Dammelo, lo voglio ora. Finisci di leggere. Prima il dovere e poi il piacere. Va bene, allora. L'uomo del latte con il suo asinello era già passato vicino alla finestra. Sono stanca, nonna, leggi tu. Qualcuno suonò alla porta. Era Carlo. Lui era buono con lei. Le portava sempre un po' di cioccolata per addolcire il sapore della medicina. E non sapeva neanche perché Clara dovesse berla. Gli avevano detto che era malata la poverina. Va bene, continuo io. Quella mattina Carlo vide Clara in modo diverso. Lei aveva lo sguardo perso nel vuoto. Non lo riconosceva. Arianna, questo vorrei che lo tenessi tu. Cos'è? L'ho comprato quando lavoravo col mio primo stipendio, 14.000 lire al mese. Così poco? Valeva di più. Bei tempi allora. Ricordati sempre che l'indipendenza è la cosa più importante. Ti puoi comprare quello che vuoi senza chiedere niente a nessuno. Puoi andare dove vuoi, puoi fare quello che vuoi. Le uniche persone che hanno condiviso la loro vita personale siete voi familiari, ognuno con il proprio contributo. Siete gli unici che potete riattivare le memorie aggredite dalla malattia. Certamente non potrete bloccare la malattia, ma potrete combatterla, potrete opporvi resistenza, potrete allontanare il peggioramento,
potrete restituire e vivere nell'ambito della vostra famiglia condivisione e dignità. Prego. È una situazione molto difficile da accettare questa. L'altro giorno eravamo a tavola e al posto del cucchiaio ha preso la forchetta per mangiare il brodo. Giustamente non ci riusciva. Io mi sono arrabbiata. Gli ho detto: ma che cosa stai facendo? Che cosa? È come se mio marito non ci fosse più vicino a me, ad aiutarmi. Ora devo fare tutto io, da sola, pagare le bollette, occuparmi di tutto, io. E manco posso lasciarla da solo a casa, no. Un tempo la macchina la portava lui. Certo, quando stava bene, perché ora non... Ha ragione, è davvero difficile trovarsi in una situazione come questa. La sua situazione è molto difficile, tutti voi potete comprenderla. Non avete più accanto vostro marito o vostra moglie così com'era. Bisogna entrare in una nuova dimensione. Prego, ci racconti la sua esperienza. Io sono Roberto. Mia moglie è malata da 2 anni. O meglio, 2 anni fa le hanno diagnosticato questa malattia. Le mie figlie sono molto impegnate, lavorano. Una bambina di 3 anni è separata, ma l'altra ha 3 figli, di 6, 8 e 11 anni. Quindi deve fare tutto da sola. Aspetti, lo lasci concludere. Mia moglie adesso si è aggravata. Ha bisogno di essere aiutata di tutto. Per lavarla in bagno. La devo aiutare, insomma. Devo aiutarla a metterle il sapone sulle mani prima che lei possa lavarsi il viso. E per vestirsi poi, se non le prendo tutti i vestiti e glieli porgo uno per uno, lei da sola non ce la fa. Io ho paura che se la lasciassi sola anche per un attimo, chissà cosa potrebbe combinare. Vai via! Scusate, non ce la faccio a stare qui, mi dispiace. Puoi spiegarci come mai? Ho un appuntamento, mi dispiace. Buongiorno. Buongiorno. Cerco un libro che si intitola Il filo di Arianna, però non conosco l'autore. Si ricorda la casa editrice? No. Vabbè, così praticamente è impossibile trovarlo. Ci saranno centinaia di libri con questo titolo. Sono sicura di averlo preso qui, tanti anni fa. Guardi, può provare a guardare da quella parte. Abbiamo ancora tanti libri non catalogati. Esci? Sì, esco con un'amica. A quest'ora, così tardi? Che tardi, sono le 8. Torno presto, non ti preoccupare. Ah. Che fai, esci? Sì, ti ho detto che esco. Guarda, questi li ho messi da parte per te. Thank you.
Arianna. Prima o poi